Allora, volevo spendere soltanto due parole per introdurre il convegno, partendo un attimo dal titolo, perché magari qualcuno l'ha trovato abbastanza, può averlo trovato abbastanza, insomma, complicato o strano, insomma. Quello che questo titolo vuole esprimere è una relazione forte e importante tra il passare del tempo e l'evolvere umano. Voi immagino conosciate, insomma, la favola di Apuleio che parlava di psiche e amore, questa bellissima donna che però non riesce a trovare marito, allora viene un sacco di peripezie e viene amata da questo dio, da Eros, però anche il loro amore non è è molto carnale, ma ha un vincolo: lei non deve vederlo, perché altrimenti la madre Venere si sarebbe potuta arrabbiare. Però anche nelle relazioni familiari, insomma, che mettevano in connessione Psiche e le sorelle di Eros, torna alla fisicità, per cui con una luce, attraverso l'uso di una luce, lei, Psiche, a un certo punto, una notte, vede il viso di Eros, che si sente tradito, e questo amore sembra finire, tanto che Psiche tenta il suicidio più volte. Però e torna dalla stessa Venere a chiedere come poter riconquistare l'amore del suo amato, la quale gli fa fare delle prove. Stiamo parlando, insomma, di un'età d'oro, per cui le prove sono molto tangibili e hanno un significato allegorico. Comunque lei riesce a superare queste prove, che sono anche queste prove molto, molto fisiche: deve mettere a posto dei semini, deve andare a dare un regalo a Persefone nell'Ade, ma alla fine riesce a superarle tutte e ritrova l'amore, insomma, riesce finalmente a ritrovare, con l'aiuto di Zeus, riesce a ritrovare finalmente il suo amato. Questo Zeus è uno dei figli, tra l'altro, di Cronos, è uno dei figli, anzi, il figlio che lo mise nel sacco in qualche maniera, perché Cronos era diciamo, il capo di tutti gli dèi, ma si mangiava tutti i suoi figli perché aveva saputo da un oracolo che uno dei suoi figli l'avrebbe spodestato. Zeus però non viene partorito nelle stanze, diciamo, che Cronos poteva controllare, ma viene partorito in un'isola greca o cartaginese, adesso al tempo non ricordo, insomma, di dove bene fosse, ma insomma cresce, torna nell'Olimpo e riesce a fare in modo, insomma, che anche gli altri fratelli mangiati da Cronos vengano risputati fuori, rivomitati proprio, gli dà un liquido da bere per farli, insomma, ritornare fuori. Quindi siamo sempre sulla carnalità, quindi vedete, è questo il messaggio che si voleva passare con questo congresso: la relazione tra ciò che succede a livello fisico, quali sono le sensazioni, e ciò che invece succede a livello delle relazioni. Tanto, fatto sta che chiudo solamente dicendo che l'importanza di Cronos sta proprio nella sua raffigurazione di Dio che mangiando e rigenerando in maniera anche abbastanza traumatica o complessa, dà seguito alle cose. Dopo questa, insomma, spero divertente, che abbiate trovato una divertente spiegazione, insomma, partirei con la mia relazione. La mia relazione, questo è il susseguirsi degli argomenti di cui vi parlerò. Comunque, diciamo che io partirei innanzitutto da un aforisma di Nietzsche,
che dice insomma che io non sono nient'altro che il corpo, e l'anima è soltanto una parola per indicare qualcosa che riguarda il corpo stesso. Mi fermo un attimo sul verbo indicare, perché qua se vorrei porre la vostra attenzione come il verbo indicare inizi a raccontare una storia riguardante le rappresentazioni. Tant'è vero che io vorrei portarvi qui al centro di quello che era l'impero, per cui l'ho rappresentato, ho rappresentato Roma e il centro dell'impero romano proprio come un punto dove io vorrei portarmi al termine di questa mia breve relazione, ma lo farò attraverso l'uso di modelli. Questa è una rappresentazione semplificata dello stradario che vi ho fatto vedere nella slide precedente, e quindi volevo cercare con voi di darvi l'impressione, insomma, di raccontarvi quanti modelli siano necessari nella rappresentazione, nel racconto, nel capire quanto mente e corpo siano uniti, siano una cosa sola, però al tempo stesso siano ovviamente dei modelli, per cui non completamente aderenti alla realtà. Come tutti sappiamo, le mappe, soprattutto ultimamente adesso che si usano i GPS, ogni tanto sembra che ci mandino per strade molto sicure, invece ci troviamo insomma a costeggiare burroni. Le mappe non sono sempre fedeli e ci aiutano a dipanarci nel capire, nell'osservare le cose. Allora, inizierei a farvi vedere questa slide che io trovo abbastanza simpatica, la uso sempre anche con i miei studenti, nel senso che la relazione mente-corpo, materia-corpo, o materia-spirito, come la si è sempre chiamata fino insomma all'avvento dell'era, diciamo, scientifica o dell'interesse per la mente in sé, comunque fu sempre abbastanza ricercata, attirò sempre l'attenzione delle persone di scienza, dei medici e così via. Qui si vedono insomma le prime che si cercò in maniera rozza, però non neanche tanto, insomma, perché ci sono dei bei segni abbastanza insomma geometrici, a capire, a vedere, a provare come operando a livello fisico, operando a livello del cervello o della testa, si potesse in qualche maniera cambiare il comportamento, far guarire la persona nel caso. Adesso ovviamente qui è difficile capire se questi tagli fossero stati fatti per insomma guarire una persona che avesse ricevuto un colpo, o invece si cercasse di andare a intervenire in un malanno fisiologico. Però insomma questo è interessante perché ci dà la possibilità di iniziare insomma a vedere come la relazione, l'interesse per ciò che succedeva, le ragioni del nostro comportamento, da sempre ha interessato l'essere umano. E lo ha interessato in funzione di due principali visioni, insomma, si parla sempre di un'era preistorica o giù di lì, si parla di anima a questo punto, non c'è tanto ancora l'idea della mente e così via, ma dove sta l'anima? O stava a livello cerebrale, per cui era il cervello la sede, la culla dell'anima, perché? Ma perché semplicemente era l'organo più vicino agli dèi, per cui essendo l'organo più vicino agli dèi, per forza deve stare lì lo spirito, il fiato della nostra vita. Successivamente o parallelamente c'erano anche visioni che volevano che fosse invece a livello del cuore la sede dell'anima, molto probabilmente perché senza il cuore, cioè anche visivamente, anche in maniera molto tangibile, il cuore era qualcosa che sprizzava,
che faceva in modo che insomma, questo sangue venisse pompato all'esterno, e anche quando sì, nel caso in cui si potesse realmente vedere il suo pulsare, questo probabilmente aveva impressionato molto i nostri predecessori. Che cosa serviva però al cervello? Serviva semplicemente per raffreddare gli spiriti, chiamiamoli gli spiriti, era più vicino alla superficie, era molto vascolarizzato, probabilmente sembrava come se fosse un refrigeratore. I primi veri report della connessione tra mente, cervello e comportamento li abbiamo in epoca egizia. Qui si possono, se andate in questo sito molto, poi avrete le slide per cui potrete liberamente visitarlo, troverete molti esempi di racconti in cui venivano messi in correlazione i danni cerebrali e le problematiche di comportamento. Ippocrate successivamente anche lui fu molto interessato al racconto, all'interazione tra questi due eventi, questi due effetti, causa effetto, danni cerebrali e problemi psichici. Poi arriviamo però ad affrontare la prima difficoltà, da che parte sta il corpo, che cos'è il corpo e che cos'è la mente, da che parte, qual è la loro ontologia. Questi sono Aristotele e Platone. E Aristotele sono due figure importanti nell'evolversi del pensiero filosofico, ma che poi pervaderà da lì in poi tutti i secoli a venire. C'era questa differenza, c'era una visione dualista e la visione invece a cui si contrapponeva, si è contrapposta successivamente la visione monista. Per la visione dualista, la mente è un qualcosa di etereo, un qualcosa che si può pensare, ci si può riflettere e si possono fare ragionamenti sulla mente, e questi ragionamenti possono essere, diciamo, hanno una natura di perfezione. Purtroppo, quando invece si ragiona sull'altra parte, l'altra metà della mela, no? Su quello che invece che è la fisicità, tutti i ragionamenti, le logiche che contraddistinguono lo spirito falliscono, perché una volta arrivati al corpo, alla materia, tutto è corruttibile. Infatti, se mi piace portare l'esempio dell'idea del cerchio, l'idea del cerchio come idea è un'entità perfetta, non appena andiamo, non so, anche noi a disegnarlo, qui si corrompe, non riusciamo magari a farlo bene o a farlo perfetto come l'avevamo pensato, a meno che appunto non fossimo Giotto, no? Come si racconta. Successivamente Aristotele partì dagli insegnamenti del suo insegnante, ma li rivide un attimo, e li rivide in questo senso qui. Lui, quello che interessava ad Aristotele era la conoscenza della fisicità, la conoscenza della materia. Lui non concordava con il suo insegnante nel pensare che la materia non potesse essere conosciuta, ma perché corruttibile. Lui pensava che se fossimo stati in grado di utilizzare delle logiche ferree, avremmo potuto studiare anche ciò che era la materia. Mi piace, ai miei figli racconto sempre una delle favole di Esopo, che parla un po' dei grumi d'argilla, non so se la conoscete, ma è quella favola che dice, insomma, che erano stati creati gli uomini e gli animali, però gli animali erano molto più numerosi degli uomini. Allora Zeus chiese di trasformare parte degli animali in uomini. Venne fatto, ma ciò che connaturava gli uomini, che derivavano dagli animali, rimaneva tale, per cui la loro natura animalesca rimaneva comunque tale. Per cui l'uomo può essere, si può fare una psicologia anche
dell'uomo, ma utilizzando delle regole tangibili, dei principi tangibili, ma rimane comunque un qualcosa di molto concreto. Adesso quello che lo scopo di questa relazione è ricominciare a farvi vedere come questa dualità tra corpo e materia, ultimamente in una teoria che si chiama, in inglese si chiama embodied cognition, ma in italiano si potrebbe tradurre come cognizione incarnata, seppure ci siano anche lì delle discussioni sulla traduzione. Insomma, vi voglio portare lì, e per portarvi lì farò un breve excursus anche storico, ma probabilmente voi, sicuramente se siete qui, conoscerete tutte le teorie che adesso andrò brevemente a elencarvi. Però, giusto per darvi un primo assaggio di che cos'è, di che cosa propone l'embodied cognition, proprio vi porto questi due esempi. Per i greci romani, come venivano pensati e come venivano operati i numeri in maniera tangibile? Pensate che per i greci romani il numero minimo era l'1. Lo 0 fu introdotto solamente, diciamo, successivamente o in parallelo dagli arabi, perché essendo degli abili commercianti dovevano pensare anche al negativo, non soltanto al positivo, per cui non si partiva soltanto dall'1 in poi, ma avendo una logica che spostava da crediti a debiti, lo stato di bilancio, lo 0, era molto importante per loro. Nella storia, insomma, una delle figure secondo me rilevanti da ricordare sono i frenologi, perché anche loro cercavano di mettere in correlazione ciò che era la mente, il comportamento, con invece delle caratteristiche fisiche. Ovviamente lo facevano osservando l'aspetto fisico delle persone, e dalla conformazione del cranio intuivano quali potessero essere i maggiori le tendenze maggiori. Fatemi dire che questa cosa non è totalmente una panzana, nel senso, abbiamo visto come ad esempio le emozioni che pervadono la nostra vita cambiano ci fanno, e quindi la quantità, la possibilità di aver sorriso o essere rimasti scontenti degli avvenimenti cambia la nostra conformazione facciale, per cui, scusate, al di là della strutturazione cerebrale, se noi arriviamo alla conformazione muscolare e la conformazione del viso, questa, o la conformazione del corpo, ma probabilmente i relatori successivi saranno molto più competenti di me sulla spiegazione di questo. Insomma, le nostre esperienze, la nostra reazione alle esperienze cambia la nostra postura e può permettere anche una lettura fisio-psicologica del nostro essere. Un altro importante, successivamente ci fu un interesse sempre maggiore per ciò che era la realtà e come questa veniva rappresentata, lo strutturalismo di Wundt e Tickner è un esempio, che cos'è la realtà, che come viene rappresentata, come la possiamo descrivere e studiare. E loro proponevano un metodo introspettivo, allenavano le persone a raccontare, a prendere coscienza di ciò che erano gli oggetti o gli eventi in maniera schematica e scientifica. Quando veniva chiesto a una persona istruita a usare il metodo dell'introspezione che cosa fosse una penna, questo rispondeva che era un oggetto nero, liscio, con due estremità. Non parlavano di funzione, non veniva rappresentata, non veniva raccontata, non interessava ancora, mettiamola così, la funzione. Ovviamente è stato assolutamente criticato questo tipo di
di approccio, perché come vi stavo dicendo serviva un forte allenamento e non era possibile utilizzarlo in casi nei bimbi o con pazienti o con persone non istruite. E in più in quegli anni lì incominciò l'interesse anche per processi impliciti, per cui non soltanto ciò che io esplicitamente posso raccontare della realtà che vedo, che affronto, ma incominciava anche un interesse per un'attività inconscia, o meglio io la chiamerei, lasciatemi chiamarla più che altro implicita, ora vi dirò perché. Andiamo ancora avanti, le teorie di Darwin e le teorie evoluzionistiche, anche loro entrarono nella manipolazione, nella modulazione del pensiero scientifico che andava a studiare la relazione mente-corpo, e lo faceva in senso adattivo. Ovviamente Darwin ci dice che è tutta una teoria sulla sopravvivenza, noi evolviamo se riusciamo a rispondere a certi limiti dell'ambiente, e così ci portiamo avanti la nostra caratteristica e la facciamo evolvere. Questa visione funzionale venne successivamente sposata da una teoria, il funzionalismo, ma lo vedremo dopo, perché mi interrompo un attimo parlando del comportamentismo. Comportamentismo, pressoché lo conoscete, credo che lo conosciate tutti, comunque si inizia un'epoca di pragmatismo, si vuole sapere che cosa c'è, si sta sul tangibile, sul misurabile, che cosa esce da questa black box, da questa mente, da questo individuo, insomma è qualcosa che io posso, ho bisogno di sapere che cosa posso misurare in entrata e qualcosa che posso sapere qualcosa che posso misurare in uscita. Ovviamente quindi i concetti psicologici sono operazioni che vengono misurate e manipolate. Si comincia sempre di più ad avere un approccio scientifico di misurazione a quello che è l'input e l'output, non c'è soltanto il vedere, l'impressione e così via. Ovviamente c'è la necessità di ipotizzare dei costrutti ipotetici, perché quando la distanza tra input e output è eccessiva, come questa habit strength, che è non è altro che la forza di abituazione che lega le risposte ad alcuni stimoli, quando dicevo la distanza anche temporale tra gli stimoli e la risposta comincia a essere ingente, si incominciò ad avere necessità dei costrutti ipotetici. Questi costrutti ipotetici vennero anche denominati da Hebb, che fu uno dei padri fondatori della psicologia cognitiva, dei processi di mediazione. Hebb scrisse un libro molto importante, The Organization of Behavior, nel 49, dove utilizzando dei modelli matematici di neuronali, e incominciò a interessarsi e a prendere coscienza dell'esistenza appunto di questi processi mediativi di mediazione, che sono quei processi che non riescono a essere completamente spiegati, ma sono deduzioni. Io do un input, misuro un output e all'interno presuppongo che il delay sia causato da un certo tipo di processi cognitivi. Di fatto non fu Webb ma fu Craig il primo psicologo, a meno che bene si prende in considerazione come primo psicologo cognitivista dell'epoca moderna. Lui utilizza appunto la cronometria mentale, che non è altro che una metodologia che serve a misurare, a dare voce, dare un indice dei processi di mediazione o processi impliciti di cui parlavo prima. Io somministro un input, misuro
attraverso un tempo di reazione, un output e presuppongo attraverso il controllo specifico e molto particolarizzato della mia condizione sperimentale, desumo che quello che succede nello spazio tra un input e output sia dovuto a un qualcosa. Questo qualcosa è un modulo, possiamo iniziare a chiamarlo un modulo cognitivo, un processo cognitivo. Attraverso questa logica si cominciò a, venne proposta la visione della mente come dell'individuo, quindi della sua mente, come un processatore seriale. È una macchina, in questa visione noi siamo macchine che processano informazioni e che le fanno, al tempo si pensava in maniera seriale. Successivamente, lo vedremo un po' più tardi, ma questa visione un po' cambia. Comunque si processano informazioni, si può fare una matematica, una psicologia di ciò che, quindi una logica di ciò che succede all'interno dei processi psichici, in questo caso dei processi cognitivi, e lo possiamo modellizzare e raccontare. In questa visione c'è un unico meccanismo supervisore di tutto ciò che succede all'interno della modalità di processamento dell'informazione. La mente, secondo la visione cognitivista, utilizza delle rappresentazioni. Noi, secondo questa visione, noi abbiamo bisogno, per poter compiere le operazioni mentali di cui vi parlavo prima, abbiamo bisogno di utilizzare delle strategie, dei simboli che sono completamente scevri, distaccati da ciò che sono gli effetti prodotti a livello fisico. Questi simboli si possono, in qualche maniera, hanno delle leggi a cui rispondono. Sono delle leggi matematiche e logiche e noi li possiamo usare per poter capire il funzionamento della mente. Una delle leggi è l'intenzionalità, nel senso quando noi ci forniamo una rappresentazione di qualcosa, questa deve essere appunto intenzionale. Se noi pensiamo al concetto di infanzia, ovviamente non è il concetto o non ha a che fare con ciò che invece intendiamo quando parliamo di senescenza. Però i due concetti sono molto vicini, per cui si possono attivare l'uno con l'altro. Abbiamo detto, sono regole matematiche, sono regole logiche, noi possiamo misurare la connessione tra questi nodi e attraverso la misurazione del tempo, come abbiamo detto, la cronologia mentale, del tempo e dell'energia che il nostro sistema utilizza per poter compiere il compito che gli abbiamo somministrato. Dicevo, sono due visioni, una classica e una connessionista. Vi parlavo prima appunto del fatto che in prima battuta si pensasse al processamento, all'individuo come macchina seriale di processamento delle informazioni, per cui diciamo è una visione più che altro, era più aderente alla visione classica. Ci sono dei punti, dei nodi di conoscenza, dei moduli cognitivi che hanno anche una dislocazione cerebrale specifica e vengono attivati in maniera seriale e noi possiamo calcolare la loro distanza e la loro connessione. Il tempo che l'informazione mette per passare da uno all'altro. Nella visione, c'è anche una visione connessionista della stessa psicologia cognitiva che focalizza l'attenzione sulla connessione, sull'elaborazione dell'informazione come connessione di reti,
non c'è più una localizzazione sicura e specifica del processamento dell'informazione, ma l'informazione in questo caso viene elaborata proprio attraverso questa connessione in parallelo. Quindi quello che se volessimo fare uno schema di ciò che abbiamo visto finora è che noi abbiamo un input che viene ovviamente recepito a livello corporeo, però per poter essere elaborato deve saltare all'interno di questa black box, di questa mente, che dopo averlo rielaborato lo riporta a livello corporeo per poter generare un output. Quindi il corpo sì, in qualche maniera entra a livello dell'elaborazione dell'informazione, ma non in maniera così pesante, non in maniera così importante. Come vi dicevo, c'è ultimamente molta attenzione a livello scientifico degli studi di psicologia cognitiva, che alcuni autori sostengono che non sempre, che non si possa, che la nostra percezione, il nostro comportamento non possa essere così semplicemente descritto attraverso lo schema che vi ho fatto vedere prima, ma che ci sia necessità di affrontare il fatto che ogni volta che noi percepiamo, agiamo, interagiamo con l'ambiente, questo in qualche maniera cambia, solamente per il fatto di essere lì, cambia la nostra modalità di pensiero. Questa prospettiva ecologica, che si può fare risalire agli ultimi anni, insomma, del secolo scorso, a Gibson nel 79, questo è un bel libro che si può essere ritrovato, incomincia a suggerire quanto sia importante il nostro essere nell'ambiente quando percepiamo, quando agiamo, quando pensiamo, quando memorizziamo, quando parliamo e così via. Non sempre i processi, gli input o la modalità di processamento degli input di cui magari anche non siamo coscienti possono essere modellizzati attraverso dei moduli cognitivi. Questo era per introdurvi le tre caratteristiche fondamentali di questa teoria, di questa visione che si sta discutendo negli ultimi anni a livello scientifico. Questa teoria si basa su tre assiomi. Il fatto che la nostra percezione, il nostro essere nel mondo è fondamentalmente basato, piantato, radicato su ciò che siamo, sulla nostra fisicità. Per cui anche se non ne abbiamo piena coscienza, tutte le informazioni a livello di temperatura, luminosità, fisiologiche, entrano nei processi di elaborazione delle informazioni e modulano i nostri risultati di pensiero. Un altro pilastro di questa embodied cognition, un altro pilastro dell'embodied cognition è questa simulazione. Sono i processi di simulazione. Secondo questa visione, noi costantemente simuliamo gli altri, costantemente simuliamo gli effetti di un'azione, costantemente simuliamo gli effetti fisici di un evento, di un accadimento. Ovviamente non sempre questa simulazione arriva a livello cosciente, non sempre questa simulazione ci è tangibile, ma ci serve per capire gli effetti dell'evento. Se io lanciassi questi occhiali, il vostro sistema cognitivo simulerebbe in qualche maniera la caduta per prevedere la localizzazione dove
dove atterrano e il fragore, del, il rumore del, della caduta e così via. E la multimodalità, cioè noi, no, le nostre rappresentazioni cognitive, le nostre rappresentazioni degli eventi non sono moduli a sé stanti, amodali si direbbe, non sono moduli amodali per cui pensiamo soltanto per simboli e facciamo logica su questi simboli, ma utilizziamo la quando pensiamo a qualcosa, questo qualcosa è costantemente influito, modulato dalla sensazione e dall'azione che abbiamo compiuto o che stiamo compiendo. Quindi, per tornare un pochino allo schema precedente, input e output vengono, diciamo, e processati a livello corporeo, ma in uno scambio costante con le rappresentazioni che poi ci formiamo. Per cui anche quel tipo di modelli, di simboli di cui parlava la psicologia cognitiva all'inizio, ci possono sì servire per poter parlare, per poter comunicare, ma devono essere, ma sono, secondo la visione embodied, costantemente in rapporto con tutte le sensazioni e con tutte le informazioni fisiche che riceviamo. Una delle teorie che meglio può spiegare quello che, di cui vi sto raccontando, è questa test theory. È una teoria abbastanza recente che descrive come il nostro essere nel mondo, nel nostro essere incarnato, la nostra cognizione incarnata, possa essere ben descritta se si prendono in considerazione questi tre pilastri. Uno è il, diciamo, viene chiamato in inglese trophism, ma non è altro che la risposta che noi, è una rappresentazione, un modello, un concetto per spiegare come noi diamo delle risposte, come noi come la nostra cognizione venga modulata da alcune caratteristiche fisiche stabili che ci costringono, diciamo, ad un certo agire. Qui ho messo un esempio di perdita di gravità in funzione del fatto che noi sappiamo che la gravità ha un versore. Questo in qualche maniera ha modulato la nostra rappresentazione anche dei concetti. Mi fermo un attimo e dopo nelle slide successive voglio farvi vedere degli esempi per farvi capire i tre pilastri. Il secondo pilastro lo chiamano embodiment e se semplicemente le nostre caratteristiche individuali. La nostra conformazione fisica, il fatto che siamo mancini o destrimani, che abbiamo una buona capacità di ascolto, una buona capacità di visione, in qualche maniera, secondo questa teoria, è anch'essa un fattore importante per poter descrivere, per poter aver ragione dei nostri pensieri. Un altro invece la chiama situatedness. E sono non fanno altro che parlare delle connessioni, si parla di situazione. E sono le condizioni momentanee, quali sono le caratteristiche fisiche dell'ambiente in cui siamo, in cui agiamo anche mentalmente, queste cambiano le nostre modalità di percezione. Che cosa volevo intendere con questi tre pilastri? Nel pilastro del trofismo, riconoscerete sicuramente l'inferno e il purgatorio di Dante. Che cosa fece Dante quando scrisse la Divina Commedia? Semplicemente fece una descrizione geometrica del bene e del male. No? Pose il piano terrestre o il piano positivo nell'alto della sua rappresentazione del purgatorio o dell'inferno, e in basso ciò che era diabolico.
Questo in effetti, e quindi ci fu un versore, no? In alto ciò che è bene, in basso ciò che è male. Di fatto i ricercatori provarono questa situazione, insomma, per dare diedere evidenza di questo versore, utilizzando un paradigma molto semplice, c'erano dei flash di luce, con presentazione tachistoscopica, utilizzavano delle parole con valenza positiva o negativa e lo presentavano sopra, nella parte alta dello schermo, nei due quadranti superiori o nei due quadranti inferiori. Che cosa videro? Videro appunto che se pace, quindi una parola positiva, veniva presentata nei due quadranti superiori, c'erano tempi di risposta maggiori e maggiore accuratezza rispetto a quando veniva presentata sotto. Lo stesso, le parole con nutatura, valenza negativa, venivano codificate meglio se venivano presentate nei due quadranti inferiori. Un punto di quando si parla di rappresentazione a livello cognitivo non si sa, e quando c'è l'interazione tra risposta e stimolo è difficile capire se il risultato lo abbiamo perché c'è stata una codifica perché le informazioni sono state, diciamo, filtrate all'entrata o c'è stata una modulazione a livello della risposta. Questo argomento in effetti richiederebbe molto più tempo, ma fatemi semplicemente portare questo esempio, che sono dei colleghi bolognesi, che semplicemente racconta come parole con valenza positiva attivino risposte più veloci e più corrette quando l'azione che bisogna compiere è un'azione verso di sé. Quindi io parto da un punto centrale e vengo verso di me, mentre parole con coloritura negativa hanno relazioni, quindi i tempi di reazione e l'accuratezza con cui vengono risposte, maggiori quando l'azione da compiere è quella di allontanamento. Per cui non c'è soltanto un versore come quello precedente visivo, ma c'è anche un versore di risposta. Per cui torniamo ancora a ribadire il fatto di come, quando si parla di interazione, quando si parla di codifica di stimoli, sia molto importante tenere in considerazione sia la risposta che anche le modalità di risposta. Qui vabbè, vi faccio una breve. Lo stesso versore verticale e orizzontale c'è anche sulla destra e sinistra. Ovviamente per lo più per le persone di estrimani le parole a valenza negativa venivano risposte meglio quando venivano presentate a sinistra, mentre le risposte a valenza positiva venivano risposte in maniera migliore quando venivano presentate a destra, ma per i mancini questo versore era inverso. Lo stesso tipo di relazione la possiamo non soltanto trovare con le modalità di risposta, ma anche con stati. Questo è un grafico che dimostra come quel tipo di risposte sopra, alto, basso sia in relazione proporzionale a questo punto con la dominanza. Maggiore è il grado, veniva somministrata una scala che misurava l'attitudine alla dominanza. Maggiore era il grado di dominanza, maggiore era la capacità di rispondere a parole che a coloritura positiva. Inverso invece succede quando si viene misurato
queste altre due scale, la scala di depressione e di neuroticism, adesso mi sfugge la traduzione. No, diverso. Ma insomma, c'è un'inversione, c'è una regressione, la linea di regressione è invertita rispetto a prima, che dimostra come le persone con alte, anzi con basse, con alte indici di depressione o di neuroticism, rispondano più velocemente in maniera e in maniera più accurata a parole a valenza negativa e presentate nel basso dello schermo. Questa embodied cognition, quando si parla del secondo pilastro di embodiment, questo potrebbe essere un esempio per farvi capire. Cioè, se noi, come fecero questi autori, se noi assumiamo certi tipi di posture, queste posture ci aiutano a ricordare memorie congruenti alla postura in maniera molto, molto alta. Loro facevano stendere, ad esempio, uno degli esempi, facevano stendere i partecipanti e chiedevano loro di ricordare, di cercare nel loro passato alcune memorie bibliografiche in maniera molto, molto libera. Videro che la postura con cui avevano richiesto di assumere a questi soggetti ricordava, li aiutava a cercare, diciamo, selezionare delle informazioni e quindi ricordare, portare fuori dalla memoria delle memorie congruenti. Qui ho messo degli spot giusto per farvi insomma capire. Parlando di situazione, un altro esempio che secondo me può essere abbastanza appetibile, chiaro, insomma, è questo. Quando si parla di situazione, se io questi ricercatori misero delle persone all'interno di un ascensore, li facevano salire o scendere, chiedevano di contare, partendo da 371, contare, aumentare di 3 o diminuire di 3. Videro semplicemente che nella salita il numero, la capacità di contare, di sommare, diciamo, numeri al 371 era maggiore rispetto alla capacità di sottrarre, e viceversa la capacità di sottrarre 3 dal 371 era maggiore rispetto alla capacità di sommarli invece scendendo. Questo non veniva, c'era necessità però che questa azione venisse fatta. Tant'è vero che quando veniva chiesto ai partecipanti di semplicemente immaginare un'azione di salita o discesa o di scale, questo effetto spariva. Sono perso il tempo. Quanto tempo ho ancora? 5 minuti. Mi piacerebbe tanto parlarvi anche di questo bel paradigma sperimentale che è la ciclicità del cambiamento. Non so se magari avete visto qualche trasmissione televisiva, questi due team, viene chiesto alle persone di guardare questi due team di giocatori, passarsi la palla e contare quanti passaggi. A un certo punto passa questo scimmione, le persone sono talmente impegnate a contare quanti passaggi sono che molti non la notano. Questo è un paradigma sperimentale molto importante, perché ci fa riflettere sul fatto che molte volte noi ci sono dei cambiamenti, succedono dei cambiamenti a livello, qui parliamo sperimentale, cambiamenti del piano visivo che non, di cui non abbiamo costantemente coscienza, però avvengono. E se chiediamo alle persone se hanno avuto sensazione del cambiamento, ad esempio, queste riescono a riportarlo, seppur non siano in grado di specificare dove questo cambiamento è avvenuto. Perché è importante questo paradigma? Perché noi lo possiamo modulare, e lo possiamo modulare in questa, e può essere modulato ad esempio in questa maniera qua. Vedete questo stimolo che flickera,
la percezione viene bloccata da questi schermi grigi. Adesso abbiate pazienza perché questa è una presentazione per cui non, magari non rispetta i tempi corretti. Comunque, cosa cambia? Sta cambiando la bottiglia, si sta semplicemente invertendo. Questo vuol dire che la capacità di trovare la bottiglia all'interno di questa scena era tanto maggiore quanto le persone avevano avuto nella loro vita esperienza con l'alcol. Gli astemi perdono più tempo a cercare a trovare la bottiglia che cambia rispetto a persone che invece avevano avuto esperienza con l'alcol. Quindi volevo semplicemente portarvi il caso in cui non possiamo giocare la coscienza, l'impressione di coscienza attraverso questo paradigma sperimentale, ma possiamo modularlo in senso corporeo, in senso embodied, andando a prendere in considerazione altre informazioni, altre variabili fisiche prima dell'introduzione di questa visione teorica, non venivano completamente prese in considerazione, o venivano prese in considerazione abbastanza, cioè in maniera un po' marginale. La stessa cosa possiamo usare quel tipo di schema e chiedervi che cosa cambia in queste due immagini. Se voi più avete avuto ovviamente esperienza con il football americano, più siete capaci a vedere che in questa immagine non c'è il pallone. In questa immagine qua invece dovreste essere tutti abbastanza capaci e molto, molto più capaci, perché probabilmente, adesso no, passatemi il fatto che magari negli esempi che ho portato non ho controllato la dimensione visiva dell'oggetto, però avendo noi avuto esperienza maggiore con scene di traffico, siamo più capaci a codificare, a trovare questo tipo di cambiamenti. La stessa cosa può avvenire in situazioni. Questo è uno studio a cui ho partecipato, chiedevamo alle persone di programmare, di eseguire realmente o semplicemente di programmarlo, per cui pensare di due tipi di azioni. Una è una prensione tra due dita e invece una è una pressione di potenza. Infatti, se volete facciamo un giochino. Voi pensate una pressione di precision grip, si chiama, insomma, di precisione. Voi pensate una pressione di power. Ok? Adesso io vi farò vedere un video come prima e poi vedremo. Di solito succede, vedremo insomma chi riesce a codificare di più l'oggetto che sta cambiando. No, vai pure. Questo non è. Ok, adesso fermo, facciamo una prova. Quanti? Quanti l'hanno vista? C'era un oggetto che cambiava. Aspetta. Voi? Avete visto? Allora. Cioè, avete. Vabbè, allora questo vuol dire che. Vabbè, o la situazione. Vi ho atterrito. Insomma, comunque, il numero di persone che hanno visto, che hanno programmato un power grip era maggiore rispetto. Infatti questo diventa una cipolla o qualsiasi cosa. Per cui la programmazione motoria aiuta il processo di percezione, aiuta il processo di memory recall e così via. Però potreste dire, vabbè, questo è semplice, siamo sempre a livello di pianificazione, azione, percezione. Siamo sempre a livello di ciò che c'era sempre stato detto essere cognitivo, mentale.
Vabbè, siamo sugli stessi piani, non ci stai raccontando niente di nuovo. Che quelle era maggiore, esatto, la capacità di il numero di persone che riusciva a trovare l'oggettino era maggiore di qua rispetto di là, perché era congruente, cioè la programmazione del movimento era congruente con la dimensione fisica dell'oggetto che cambiava. Grazie. Vabbè, allora dite, vabbè, insomma, finora quello che mi hai fatto vedere, non, insomma, cose che c'hai, insomma, che sapevamo già. C'è un e quindi io ho deciso di essere ancora di farvi vedere l'ultimo l'ultima slide, perché dopo veramente non ho più tempo, e che, per farvi riflettere su quanto in effetti la nostro, il modo di essere, il nostro modo di comportarsi possa modulare la nostra percezione e la modalità e la nostra memoria e tutti i processi cognitivi. Tutti sapete respirare, immagino, no? Tutti sapete più o meno che cos'è. Ok, questi ricercatori, Zelano e tal, non fecero soltanto respirare le persone, ma li fecero respirare o con il naso o con la bocca. E contemporaneamente fecero vedere delle figure, delle immagini, che ho visto Kermol prima, si sarebbe fatto una risata, ma perché queste sono delle immagini utilizzate dal fax, insomma sono delle immagini di volti che esprimono paura o sorpresa. E cosa videro in maniera abbastanza inaspettata? Loro non fecero soltanto questo, ma videro anche che il ritmo con cui veniva ispirata l'aria modulava la scarica neuronale a livello dell'amigdala. Si andava in fase quando si videro che la respirazione nasale modula in fase la scarica neuronale dell'amigdala. Per cui se noi siamo in una condizione di quiete, in una condizione che può perdurare, che richiede di perdurare per un certo tempo, e cominciamo a respirare nasalmente, quindi proprio senza ispirare ed espirare, a un certo punto la nostra respirazione va in fase, cioè alla stessa, in fase vuol dire che se una frequenza di questo genere qui, l'altra misurazione va allo stesso tipo di andamento. A livello amigdala e aree centrali, sistema limbico, c'è questa fase, il che per loro fu una delle prime, la descrivono come una delle prime evidenze che sottolineano l'importanza della respirazione anche a livello, non soltanto a livello vagale, perché magari voi ne parleranno di più gli speaker dopo, però la respirazione non suona soltanto a livello anche una modulazione, crea modulazione anche a livello vagale, cioè quando il diaframma si alza e si abbassa, il nervo vago passa all'interno del diaframma e questo viene in qualche maniera strizzato, e se con un certo tipo di modulazione, con un certo tipo di respirazione, credo lo dirai anche tu, no? Più o meno, possiamo indurre degli stati di rilassamento e così via. Comunque, che cosa videro? A parte questo, videro che quando l'ispirazione era nasale e i soggetti erano più proni, erano più capaci a trovare facce che esprimevano questa qua, paura. E questo sono i tempi di reazione, per cui più bassi sono, più la codifica è avuta con successo in maniera veloce. Per cui la respirazione, inspirazione nasale, ha tempi di reazione, produce tempi di reazione minori rispetto all'espirazione nasale e rispetto alla inspirazione orale.
per via buccale. Questo dimostrò, insomma, cominciò a dimostrare la relazione tra il tipo di ispirazione, ispirazione e il tipo di codifica ambientale, e venne supportato da un altro tipo di esperimento. Chiedere ai soggetti di mandare a memoria alcuni oggetti e dopo fecero un altro test per misurare quanti oggetti venivano ricordati. Che cosa videro? Videro che quando avviene un'ispirazione nasale, il numero di oggetti codificati e poi ricordati è molto maggiore. Che cosa ne deduciamo? Che se dobbiamo ricordare qualcosa, meglio rispondere in maniera una take home message, se dobbiamo ricordare qualcosa è meglio che iniziamo a respirare nasalmente, però questo, se tra gli stimoli che dobbiamo ricordare c'è uno stimolo pauroso, noi su questo lo codifichiamo in maniera molto molto veloce e molto forte. Veniva controllata anche la modalità di respirazione toracica diaframmatica al di là di nasale? No, veniva... aspetta, sì, però sì, veniva messo un tisbografo a livello diaframmatica e veniva controllata, sì. Però sì, adesso non mi ricordo quale fosse, se ci fosse... No, lo mettevano soltanto nei metodi, lo mettevano come cosa di controllo, non venivano fatte delle covariate. E l'ultimo esempio, che è la cosa che insomma, un'altra cosa che mi diverte, è raccontare. Quindi abbiamo le nostre compiti, insomma, compiti, il nostro essere, il nostro stare, influisce nella cognizione e nel nostro modo di codificare delle informazioni, ma agisce purtroppo anche a livello della nostra selezione di cibo. Qui ovviamente utilizzano un modello animale, però ha delle drosofile, dei moscerini, venivano dati tre tipi di pappe, mettiamola così, tre tipi di pappe. Un mix in cui c'erano tutti gli aminoacidi di cui loro avevano bisogno. Gli aminoacidi servono per produrre proteine. Un altro gruppo erano divisi in tre gruppi. Nel primo gruppo venivano dato un mix di aminoacidi che servivano per produrre proteine. Un secondo gruppo veniva date degli aminoacidi, ma non quelli essenziali, quindi non potevano produrre proteine. Al terzo veniva rimosso uno alla volta. Che cosa videro? Videro che negli ultimi due casi, quando le drosofile potevano andare su del lievito per poter prendere gli aminoacidi di cui aveva bisogno da questo lievito, in questi due gruppi il numero di volte che andavano a mangiare sul lievito aumentava. Però, e questo, ok, insomma, è abbastanza banale, il punto vero è che quando all'interno del sistema digerente di queste drosofile insilavano dei fermenti, come si dice? Insomma, degli ospiti. Mi sono perso il nome, adesso. Come si chiama? Sì, ma sono dei. Sono degli ospiti che producono metaboliti, alla fine sono degli ospiti simbiotici, sono degli ospiti simbiotici. Probiotici. Sì, ok, scusate, abbiamo pazienza, mi sfugge il termine tecnico, non sono degli ospiti simbiotici. Quando venivano inseriti all'interno del sistema digerente, questi due gruppi non andavano più, smettevano di andare a cibarsi del lievito, e questo fu misurato non relativo al fatto che questi ospiti producessero loro degli aminoacidi tanto da saziare le nostre drosofile,
ma quello che producevano erano dei metaboliti, cioè delle informazioni non di natura aminoacidica, che dicevano al cervello, insomma, alla nostra drosofila, non andare più, non ti serve andare a cibarti di aminoacidi, sei sazia così. Quindi questo è un altro esempio di come la nostra relazione tra il nostro stato fisico, il nostro stato situazionale, quindi non soltanto il true physique di cui parlavamo prima, non soltanto l'embodiedness, ma l'embodiment o il situationness sono fondamentali nella nostra creazione di rappresentazioni cognitive. Ma questo era per spiegare, per cercare di darvi un'idea di quanto fosse necessaria tutta la produzione corporea, tutti gli avvenimenti che avvengono a livello corporeo, per spiegare, per dare ragione del nostro comportamento. Ok, ora vi ringrazio.